qualche giorno il martelletto che suona le ore dal nostro campanile ha qualche problema tecnico e non è più preciso e squillante come al solito. Ma certamente basterà la visita di un operaio specializzato e tutto tornerà presto alla normalità. E come spesso ci accade in questi casi, ci si accorge dell'importanza di uno strumento solo quando c'è qualche guaio o non funziona. Poi invece, appena tutto torna normale, ci dimentichiamo addirittura della sua presenza e non ci facciamo più neanche caso. Temo che questo succeda non solo al nostro campanile, ma allargando un po' il nostro sguardo all'intero edificio della nostra chiesa parrocchiale. Siamo talmente abituati a vederla lì in mezzo al paese che non ci facciamo più caso. E non è più un segno esplicito, forte, della presenza del Signore in mezzo a noi. Anche per questo forse dobbiamo seguire l'esempio di Gesù, che oggi abbiamo sentito nel Vangelo, esce dalla sinagoga, esce da Cafarnao, va ovunque ad annunciare il Vangelo, non si ferma al chiuso come noi magari dentro una chiesa. E non sto parlando solo di noi preti, dei missionari, dei catechisti, è un impegno di tutti, in grazia del battesimo, quello di collaborare alla diffusione del regno attraverso l'annuncio e la testimonianza. Se proprio vogliamo trovare una differenza, possiamo far notare che la testimonianza dei sacerdoti, dei missionari, forse è meno incisiva di quello dei laici, perché spesso si ferma soltanto all'annuncio attraverso le parole umane della parola eterna di Dio e quindi è molto superficiale. Invece l'annuncio di tutti i battezzati, compresi anche noi sacerdoti e i catechisti, si incarna nella vita di ogni giorno e diventa tanto più credibile quanto più è coerente anche nelle piccole scelte di ogni giorno con la fede che professiamo nelle celebrazioni comunitarie. Seguiamo in questo impegno l'indicazione stupenda di San Francesco d'Assisi, che ripeteva sempre ai suoi fraticelli di annunciare sempre, comunque, a tutti il Vangelo di Dio, a costo anche di usare le parole se necessario. Cominciamo allora subito a seguire l'esempio dei primi discepoli e apostoli che cercavano subito il Signore Gesù, sentivano il bisogno di stare con Lui, di ascoltare la Sua parola, di seguirlo dovunque andava. Non sarebbe certamente credibile una testimonianza centrata sulle nostre idee, le nostre convinzioni, magari tenendo l'insegnamento di Gesù come sottofondo implicito a quello che diciamo noi, convinti magari di essere noi i salvatori del mondo. Non possiamo annunciare e testimoniare un bel niente se rimaniamo bloccati, malati, a letto con la febbre come la suocera di Pietro, senza lasciarci toccare da lui, guarire innanzitutto noi nella nostra incredulità, nel nostro peccato, per poter poi testimoniare la sua parola. Noi non possiamo più servirlo con i gesti semplici, concreti, di chi ha avuto la fortuna di averlo ospite, concreto, in casa propria, durante gli anni della sua vita terrena. Noi possiamo servirlo con le opere e le parole, cercando la sua presenza nei fratelli che hanno bisogno del nostro aiuto, del nostro conforto, di quel bene che noi possiamo dare loro perché in loro riconosciamo la presenza di Gesù. Troviamo subito tempo per la preghiera, per lasciarci arricchire nel nostro cuore dalla sua parola e dal suo esempio, per poter poi condividere concretamente con tanti nostri fratelli, innanzitutto perché hanno bisogno di un insegnamento, di una guida, per sapere dove andare nella loro vita, quale strada seguire e poi concretamente anche per dare una mano quando hanno bisogno, quando il peso di questa vita diventa grave e c'è bisogno di una mano, di una spalla che aiuta chi ha bisogno. Questo è il nostro modo attuale di contribuire alla crescita del Regno di Dio, quel Regno che è sempre presente ed è sempre più vicino alla storia degli uomini, anche del nostro tempo. Ed ora ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga,
subito andò nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!» Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore.